by Luciani Fit Dan Kling. Now let's get ready and enjoy the show, because you know it's only on Suburbia Exclusive Radio. È con grande piacere che voglio presentarvi il mio ospite di oggi. Io non farò tante presentazioni perché poi ci penserà lui a presentarsi, però ringrazio subito per la compagnia e per il tempo che ci ha concesso Mattia Luciani. Ciao Mattia. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto a posto, te? Bene. A parte il caldo. Vabbè, guarda, lasciamo stare, però la location ormai dietro è molto carina. Infatti dobbiamo ringraziare i grandi capi. E dopo ci faremo anche un tuffo, mi sa. Sì, vai in bagnetto e anneghiamo. Dai, ci sta. Allora, parliamo di cose serie. Io voglio iniziare subito con la tua canzone, Imagination. È una canzone che consiglio a tutti di ascoltare in primis perché è davvero bella. Io volevo chiederti come ti è nata l'idea di questa canzone e che significato c'è dietro questa canzone. Allora, la canzone è nata da un'idea che insieme al capo della casa discografica, che è un grande amico, che è Simone Farina, volevamo fare una canzone un po' per cercare di immaginarsi questa uscita dal Covid, come si poteva ripartire, eccetera, 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 visto che comunque l'abbiamo fatta in un periodo storico molto difficile. E grazie a Jason Rooney, che è il produttore della canzone, che ringraziamo, con cui abbiamo lavorato in studio, c'è stato un super lavoro dietro, è uscita questa, diciamo, questa chicca di cui siamo molto felici e molto orgogliosi, che fondamentalmente appunto parla di immaginarsi a un ritorno alla vita, a delle bambine che possono sognare ascoltando una canzone. E tutto questo, siamo molto felici. Beh, è stato di buon auspicio, dato che comunque siamo tornati alla normalità. Sì, infatti siamo usciti poco prima della zona bianca, quindi è stato, si può allora, anche suonare adesso. Adesso si può suonare. A proposito di questa cosa qua, siamo tornati alla normalità, però giustamente da DJ penso che sia una situazione difficile quella che stanno vivendo i locali serali e soprattutto la musica, perché volevo sapere anche un tuo parere di queste norme che ci sono sul fatto che le discoteche o comunque i locali possono aprire, però non c'è questa possibilità di ballare. Cosa ne pensi? Allora, secondo me una discoteca in cui non si può far ballare è molto difficile, soprattutto da DJ. Nel senso, noi DJ comunque ci siamo sempre basati su un guardare la pista, come rispondono i clienti, che musica interessa il cliente, e non avendo effettivamente un riscontro è dura lavorare così. È chiaro che bisogna essere in sicurezza, è chiaro che bisogna vaccinarsi, sono il primo a dirlo perché io il Covid l'ho passato, sì. Non è stato per niente bello. È difficile, è un altro modo di fare musica, non è più un... Manca proprio questo rapporto con il rapporto con il cliente, non è un più faccio saltare il cliente, è un più cerco di riuscire a renderli felici per quello che si possa fare, anche se è molto complicato. Ecco, io volevo proprio fare un tuffo nel passato per sapere quando eravamo proprio in piena pandemia, come hai vissuto personalmente e anche a livello professionale questa situazione del Covid. Molto dura. Io ero abituato ad essere sempre in giro, a non essere mai fermo, e ovviamente siamo stati il settore più colpito, quindi comunque non passare da avere magari 150 date all'anno a stare sul divano. Sì, è cambiata tutta la nostra routine e quotidianità. È stato proprio difficile andare a letto alle 10:30 quando invece di solito andavamo a letto alle 6, è una cosa un po'... Cosa che se adesso ci proviamo adesso magari facciamo anche fatica proprio perché non si può. No, infatti ho fatto la prima data sabato al Sesto Senso, a Desenzano alle 4, abbiamo finito alle 4 e ero morto. Una settimana di ferie per riprendersi. Morto, sono a letto alle 5, mi sono lanciato nel letto perché ero distrutto dalla vita, però ecco, speriamo di riprendere perché la nostra vita è quello che ci piace fare è quello, e sicuramente è mancato. Ma secondo te adesso che insomma facciamo tutti gli scongiuri del caso che non si sa mai, però questa normalità che si respira e si intravede durerà, e che tipo di normalità sarà secondo te per il tuo settore? Allora, secondo me il nostro settore sarà sempre quello più puntato, più puntato e più controllato. Comunque i locali, un locale che è una discoteca ha sicuramente più controllo di un locale magari sulla spiaggia, quindi secondo me a volte se la prendono con la discoteca, ma in discoteca hai un bodyguard che ti dice tira sulla mascherina, in spiaggia no. Quindi... È come il discorso che facevano sulla questione dei ristoranti, che chi ha il posto all'aperto può dare la possibilità, esatto, di pranzare o cenare fuori e gli altri invece no. Insomma, questa distinzione Secondo me è molto borderline, nel senso
bisognava fare un po' sì, un po' no, e hanno cercato di mediare fondamentalmente, però ci sta, nel senso, la pandemia è stata una cosa grave, la malattia, il virus c'era sicuramente in giro. È chiaro che secondo me io sento molta paura magari di poter tornare con un coprifuoco, un lockdown. Secondo me se si vaccinano, se la gente si comporta in maniera intelligente, che è quello alla fine che fa la differenza. La base è sempre l'intelligenza della persona. Tutto per non vanificare gli sforzi fatti finora. Vedendo quello che è stato il cambiamento proprio radicale della vita di ognuno di noi a causa di questa pandemia, credo che anche il modo di fare e concepire musica sia cambiato. In primis nei ragazzini, perché sono stati fortemente influenzati prima dalla didattica a distanza, poi dalla possibilità o meno di fare sport. Adesso la musica, secondo te, dai ragazzi al giorno d'oggi com'è? È diversa. Sicuramente quando adesso apri le top 50 mondiali o anche italiano, la musica è tutto un rapporto diverso, no? Va molto questa cosa trap, va molto un po', nel senso non c'è più una via di mezzo, nel senso o è trap o c'è ultimo pop melodico innamorato. Quindi i generi si sono un po' unificati sotto un unico... È un bene o un male secondo te? Perché magari la musica per... magari deve sempre stare al passo coi tempi, innovarsi, credi che sia così o c'è bisogno che comunque anche le tradizioni musicali, così come succede un po' in tutti i settori, devono essere tutelati e conservati? Allora, secondo me non c'è un genere più forte di un altro. Quando una canzone è bella, e io ho sempre detto così. Io, per esempio, a me la trap mi piace, non suono trap, suono house. Però se una canzone trap è bella, è fatta bene, io dico è bella, è fatta bene. Una canzone house è bella, è fatta bene. Nel senso, poi c'è chi piace, chi non piace. L'importante è sempre far felici un po' tutti, no? Quindi il saper lavorare a 360 gradi. Sì, in questo momento penso che avere comunque una valvola di sfogo come rappresenta la musica, penso che sia fondamentale, è l'unica cosa che conta. Sempre l'unica cosa che regge. Esatto. La musica bella regge, sempre e fa felice. Sei triste, ascolti una canzone. Sei felice, ascolti una canzone. Sei arrabbiato, ascolti la canzone, quindi la musica c'è sempre. Allora, però adesso mi sorge anche una curiosità, da cosa ti è nata questa tua passione che ti ha avvicinato sempre di più e quando hai capito che la tua passione poteva trasformarsi in un vero e proprio lavoro? Allora, io ho avuto un percorso un po' diverso rispetto ai miei colleghi di oggi, nel senso nasco imprenditore perché con la mia famiglia avevamo un locale, perché comunque la musica è sempre stata una passione di famiglia. Ok, quindi giochiamo in casa, anche se mio papà tuttora mi dice quando è che comincia a fare un lavoro serio, però vabbè, io gli ho detto, ma guarda che è un lavoro serio, ma dai smetti di divertirti, ma vabbè. Meglio se ci si diverte mentre si infatti, lavora. Infatti gli ho detto, così, gli fa, beh dai, oh, finché va bene, poi vedrai, io, vabbè grazie, ma ti voglio bene anch'io. Comunque, avevamo un locale e dei miei attuali colleghi, i grandi amici che sono Santi Vasquez e Fede Sweet, Federico Dolce Mascolo, lavoravano da me e io ero il capo. E un giorno gli ho detto, fatemi vedere come funziona questa consolina qua, e fa, dai, lascia stare, non hai talento. Vabbè, proviamo. Siamo messi lì. Tutto da autodidatta. Da autodidatta, ci siamo messi lì, abbiamo provato, poi ti dico, con le console di oggi iniziare è più semplice, perché comunque la tecnica un po' viene un po' assistita, è molto più facile mettere a tempo. Il mio maestro Dino Tronconi ai suoi tempi era molto più difficile col vinile, che dovevi comprare il disco, mettere il vinile, mettere la puntina, cambiare, mettere a tempo era più difficile. E come dicevamo prima, magari anche questa cosa che ha cambiato il fatto di concepire la musica, il fatto che adesso qualsiasi persona che abbia a disposizione il suo strumento musicale, non dico che automaticamente è un DJ, però no, allora, diciamo potrebbe essere che facilmente. È molto più facile diventare DJ, poi cos'è che fa la differenza tra DJ e DJ? Fondamentalmente, una cosa che dico sempre, il gusto. Cioè, i DJ più bravi sono quelli che producono le canzoni che piacciono di più. Quindi quello è proprio gusto, trovare una melodia che piace al mondo. È gusto, giusto, è gusto. Suonare una canzone che tu dici, oh bella questa canzone che ascolto, secondo me piace a tutti, e poi piace, è gusto. È quello che adesso fa il DJ, fa spostare tu come sei arrivato, ma penso alla tua canzone, a cercare di unire queste cose qua per cercare di far piacere la tua canzone a più persone possibile. Allora, io sono uno che non si vuole prendere tutti i meriti, perché non ho tutti i meriti. Io sono stato molto fortunato, ho un bellissimo rapporto con Simone Farina, che è il mio capo, però
è un amico ed è il capo di una casa discografica molto importante, e quando mi hanno portato per la prima volta a suonare al Berfis, che è il locale di Verona in cui sono nato io, il capo del Berfis era Simone. Quindi una volta dopo che abbiamo stretto questa amicizia ci siamo guardati e mi ha detto facciamo dei dischi insieme. Facciamo dei dischi insieme, mi fa occhio però perché sono un rompipalle. Lo so, ti vedo dalla faccia, gli ho detto. Allora abbiamo fatto alla fine però siete ancora qua. Sì. Bravo lui o più bravo? Mi ha picchiato un paio di volte lui, perché sono. Sono bello scemetto io. Però siamo riusciti a fare la prima canzone, era una canzone da discoteca, pure da club, si chiamava Bobo. Ed era pura la discoteca. La seconda abbiamo voluto fare una canzone che potesse andare in radio in giro per il mondo, e ad oggi sembrerebbe che stia andando bene. È chiaro che il percorso da fare è lungo, è chiaro che il Covid non ci sta dando una mano sicuramente, perché è un periodo difficile, però siamo felici e ci vuole un po' di immaginazione. Bravo. A proposito di immaginazione, se tu ti dovessi immaginare tra un paio di anni, come sarai e a quali progetti magari futuri, se ci puoi svelare qualcosa, non è un segreto di Stato, stai lavorando o comunque... È un segreto di Stato. Ah, non ci puoi spoilerare niente? No, allora stiamo lavorando a una nuova canzone e insieme a un altro caro amico. Che quello non posso dire. Va bene, facciamo effetto sorpresa. Sicuramente uscirà alla fine dell'estate, perché comunque io ci tengo, sono molto scemo, molto precisino, quindi ci tengo che le cose siano fatte bene, che i suoni siano curati nel minimo dettaglio, e faremo un disco un po' più club, diciamo una canzone sicuramente un po' più da discoteca più che pop. Dunque, l'importante perché bisogna capire che è continuare ad adattarsi a quelle che sono le esigenze. Ci adattiamo perché secondo me ne stiamo uscendo, quindi adesso il momento è quello di suonare un disco, di comporre un disco che possa essere suonato dai grandi nelle grandi discoteche. Io ringrazio davvero Mattia Luciani per essere stato qui con noi in nostra compagnia, per tutto il tempo che ci ha dedicato, per aver fatto questo viaggio tra il presente con questa ripartenza e il passato che è stato davvero duro. Però se è vero che è dalle crepe che entra la luce, il risultato è questo, il fatto che basta avere un po' di immaginazione, tanto esatto, per rimanere in tema, e questo è il risultato, giusto? Grazie, lei è stato bellissimo, è stato divertentissimo. E adesso insomma aspettiamo la fine dell'estate per trovarci, fare un'altra intervista e vediamo se sarà ancora merito dell'immaginazione di qualcos'altro. Speriamo. Grazie davvero. Ciao, grazie. Con le mani, alza, cominciamo ufficialmente così. Alza le mani. Ciao.